questi fenomeni purtroppo sono tornati, è grave dirlo, quasi all'ordine del giorno e della quotidianità di un lavoratore. Sapere che io come lavoratore esco di casa e quando non so se rientrerò perché dovrò finire la mia prestazione lavorativa ad un pronto soccorso, ad un ospedale, sinceramente nel 2023 è una cosa che come lavoratori non possiamo più tollerare. Dopo le due ore di sciopero in Toscana proclamate da CGIL, CISL, UIL Trasporti, oggi è anche UGL a prendere posizione sulla Capotreno aggredita in un convoglio all'altezza di Pontassieve da una 43enne residente nell'Aretino. Si tratta di un lavoratore che tutti i giorni la mattina esce di casa per cercare di fare quello che gli è chiesto di fare, e non è giusto che succeda questo, non è giusto perché noi come organizzazione sindacale stiamo denunciando questa cosa da diversi anni. Più volte siamo stati nelle varie prefetture, più volte abbiamo chiesto allo stesso governo, allo Stato, alla Regione Toscana, abbiamo chiesto alla nostra azienda stessa di prestare più attenzione ad un problema che si sta ingrandendo sempre di più e che prima o poi, se nessuno continua a metterci gli occhi come sta facendo adesso, prima o poi potrebbe portare a delle tragedie ben più gravi, e noi non vogliamo che aspettare, come succede spesso in Italia, che avvenga qualcosa di irreparabile prima che qualcuno accenda i riflettori su questo tema. La categoria si può definire esposta per natura professionale, è inevitabile, ma l'escalation purtroppo è agli ordini del giorno e nonostante ciò noi abbiamo già fatto altri tipi di manifestazioni sindacali, scioperi, presidi sotto la prefettura negli anni scorsi. Noi pensiamo solamente che i presidi di Polfer debbano essere incrementati sia negli orari di presenziamento ma anche nelle stazioni stesse. Una sempre più maggiore incisività su quelle che possono essere le istituzioni dal prefetto stesso, coinvolgendo sindacati, lavoratori e azienda. Questo deve essere alla base. Bisogna iniziare a poter parlare insieme a istituzioni, prefetto e azienda.